profilo dei candidati che vorresti portare al Consiglio Comunale? Allora, io ne ho già 30, con me sono 31 e ci siamo fermati a 31 perché sai benissimo che la legge consente di presentare i 2/3 del Consiglio Comunale, quindi visto che ora sono diventati 40 non più 50, i 2/3 sono 27. Stiamo rispettando. Già hai completato sì, la lista. Sì. Oddio, l'abbiamo completata, ci sono dei posti vuoti che se dovessero servire, se qualcuno si volesse ancora candidare lo può fare tranquillamente. Diciamo il cavallo di razza di Siamo Palermo è Francesco Carbone. E chi è Francesco? Francesco Carbone è quella persona che in tutti questi anni non è riuscita a farsi mai fare un processo, mai denunciare, perché aveva denunciato a sua volta irregolarità nel servizio postale in cui stava lui, poi venire a sapere che c'erano troppi interessi legati a troppi personaggi politici grossi. Parliamo del tuo progetto. Sì, allora il mio progetto è un progetto intanto che va avanti da circa 2 anni. No, in realtà di più, perché è ottobre 2014, quando alcuni amici e professionisti mi hanno chiesto di fare qualcosa per Palermo. In realtà non avevo nessuna intenzione, perché a me basta fare il musicista, io sono musicista, quindi già per lo Stato sono praticamente inesistente, ma mi basta anche per vivere dignitosamente. Mi hanno detto, sai Tony, uscì proprio la frase, cioè Palermo va a puttane, e vabbè, Palermo va a puttane, mi chiamo Troia, dico meglio di così, dove dobbiamo andare. Poi dalla battuta nacque l'idea di fare qualche cosa, perché volevano assolutamente fare qualcosa a livello politico. Ho detto, cosa dobbiamo fare? Vabbè, noi siamo tutti praticamente professionisti, architetti, ingegneri, insomma, professionisti vari. Facciamo un programma, scriviamo un programma e tu sei il nostro candidato sempre. E quali sono i dati fondamentali, gli obiettivi fondamentali di questo programma? Ma essendo un in movimento, che cosa si differenzia? Io sono molto pragmatico, quindi tutto il movimento e tutto il programma è basato sul pragmatismo. Le cose da realizzare senza... Dici 3 cose fondamentali che vuoi realizzare. Facciamo l'ipotesi, tu diventi sindaco. Ok. Quali sono i tuoi 3 primi provvedimenti? La prima cosa è la mobilità. Io sono favorevole a questa ZTL. Favorevole? Favorevole, ma non fatta così, ok? O quantomeno sono favorevole alla ZTL, ma non a questo tipo di ZTL, perché sappiamo benissimo, e mi assumo la responsabilità, che questa è una macchina per fare soldi. Cosa farei io? Intanto io non ho intenzione di privare il palermitano della propria auto. Allora, io le cose sono 2 che devo dare al palermitano. 2 opzioni. O la possibilità di prendere il mezzo pubblico che da casa propria ti porta dentro la ZTL. La seconda opzione è che tu con la macchina puoi arrivare in un punto il più vicino possibile alla ZTL, dove sai che c'è un parcheggio, quindi bisognerà creare dei parcheggi, io già abbiamo individuato delle aree in cui fare questi snodi, sapendo che tu puoi parcheggiare la macchina e da lì prendere un mezzo pubblico che ti porta all'interno della ZTL.